Diciamo che in attesa che il dilemma shakespeariano di Pichetto Fratin si risolve, riesca a dare una risposta se il cambiamento climatico dipenda dall'uomo, dalla terra, non so che cosa, io ho inviato a Pichetto Fratin lo studio e il report scientifico dell'ONU che dice chiaramente da che cosa dipende il cambiamento climatico, ovvero dall'azione antropica e le soluzioni che sono necessarie. Che un ministro dell'ambiente non sappia questo, francamente fa cascare i capelli. Dietro il negazionismo si nasconde la difesa di interessi economici che sono quelli che oggi hanno consentito alle grandi lobby energetiche del gas di guadagnare decine e decine di miliardi di euro dalla speculazione sul gas. Non vogliono rinunciare a questi extra profitti, molto semplice, qui lo scontro, uno scontro economico di un modello che oggi ha rapinato socialmente milioni di famiglie italiane che hanno pagato costi elevatissimi dall'aumento delle bollette e dall'inflazione, e dall'altro un modello che rende più democratico a basso costo lo sviluppo delle energie. Sole e vento sono fonti energetiche gratuite, nessuno ci guadagna ed ecco perché le boicottano.